Dunque, nei primi dialoghi di Platone sono stati sollevati dei problemi. Il problema della unicità della virtù, il problema del fine della virtù, cioè il bene, il problema se la virtù sia una scienza e in questo caso se sia insegnabile. E in che senso possiamo dire che la virtù può essere insegnata? Questi problemi non vengono risolti nei dialoghi cosiddetti socratici, ma vengono posti indirettamente. In quei dialoghi si arriva a delle conclusioni negative, potremmo dire, no? Sono dialoghi confutatori, aporetici, perché si è cercato di definire le singole virtù e ci si è trovati impigliati in alcune difficoltà logiche. E quindi questa difficoltà suggerisce l'idea che la virtù non possa essere definita, che le virtù anzi non possano essere definite separatamente le une dalle altre, ma che si deve battere la strada, che la virtù sia unica. La stessa difficoltà si riscontra nel momento in cui si cerca di definire i fini delle singole virtù, essi stessi come singoli fini, separatamente dagli altri, e anche qui però ci si trova impigliati in delle contraddizioni. E allora evidentemente se la virtù è unica, la virtù deve avere un unico fine e questo unico fine è il bene. Quindi questa virtù unica si suggerisce che sia una forma di sapere in qualche modo, quindi la virtù coincida con la conoscenza, no? Ma se la virtù è conoscenza, se la virtù è scienza, evidentemente questa virtù potrà essere insegnata. Ecco tutta una serie di problemi che appunto preludono alle teorie che costituiranno un pochino il fulcro del platonismo e che saranno esse stesse soggette a critica da parte di Platone e dei suoi discepoli, a revisione potremmo dire. Il primo problema che si pone è quello di che cosa significhi insegnare la virtù, di che cosa significhi quindi apprendere la virtù. Se la virtù, come sembra, è una scienza, si pone il problema di come questa scienza venga appresa. Nel Menone diciamo così, si parte da una considerazione, da un argomento eristico che metteva in discussione la possibilità che si potesse insegnare qualche cosa e quindi che si potesse insegnare anche la virtù. L'argomento è il seguente: noi possiamo apprendere o ciò che sappiamo o ciò che non sappiamo, ma apprendere ciò che sappiamo non ha senso. Se io già lo so, che cosa apprendo, no? Ma apprendere ciò che non si sa neanche è possibile, perché io non so appunto che cosa devo apprendere. Di fronte a questo argomento eristico, quindi un po' capzioso, come risponde Platone? Si toglie d'impaccio non con un discorso razionale, non con un'argomentazione logica, diciamo così. Ma si toglie d'impaccio ricorrendo al mito e alla dottrina, nella fattispecie, alla dottrina della anamnesi o reminiscenza. Cioè, Platone controbatte dicendo: ma in realtà il processo conoscitivo, no? L'apprendimento prescinde da queste due condizioni. Cioè, noi possiamo pensare all'apprendimento in termini di ricordo, cioè quando io apprendo qualche cosa, io non faccio altro che ricordare qualcosa che già sapevo, ma che mi sono dimenticato.
Quindi in questo modo diciamo che Platone si salva un po' in calcio d'angolo, cioè se la conoscenza è ricordo, si può ovviare alla difficoltà. Quindi quando io conosco qualche cosa non faccio altro che ricordare ciò che ho dimenticato, ciò che già sapevo, ma che avendo dimenticato, ecco, devo sforzarmi di riportare alla memoria, per cui la filosofia come ricerca, la ricerca stessa non è altro che questo tentativo incessante di riportare alla memoria qualche cosa che è già nella mia anima, ma di cui io non sono più consapevole. Quindi è questo processo di anamnesi, di reminiscenza, di riportare alla luce della coscienza qualche cosa che è in me ma che io ho dimenticato. A questo si riduce quindi la filosofia, il processo di apprendimento. Io, l'apprendimento non è altro che un ricordare, quindi non è altro che riportare alla luce della coscienza qualcosa che io so già. Ecco, questa è la dottrina della reminiscenza con la quale Platone, in un certo senso, nel Menone, cerca di trarsi d'impaccio Platone e Socrate, perché è Socrate che parla. Cerca di trarsi d'impaccio da questa difficoltà, che appunto gli si parava davanti, difficoltà che gli viene esposta appunto presentata da Menone. La dottrina della reminiscenza, tuttavia, presuppone che cosa? Presuppone che l'anima sia immortale. Infatti io devo aver appreso ciò che so in un'altra vita. E qui è esemplare il caso dello schiavo di Menone, che è tra l'altro anche un bel esempio di procedimento maieutico a cui Socrate sottopone lo schiavo di Menone. Dicevo, è esemplare il caso dello schiavo di Menone che, interrogato da Socrate, risolve un problema di geometria. Questo schiavo, tuttavia, non avendo mai studiato la geometria, non avendo quindi appreso la geometria, dimostra di aver semplicemente ricordato delle conoscenze che giacevano in lui, ma che non erano ancora venute alla luce della coscienza. Possiamo dire che Socrate riesce a tirar fuori lo schiavo di Menone una conoscenza che giaceva in lui, ma di cui lui non era consapevole. E siccome nessuno ha insegnato allo schiavo di Menone questo teorema geometrico, nessuno gli ha insegnato la geometria. E allora bisogna supporre che questo schiavo abbia preso questa conoscenza geometrica in un'altra vita, che l'arte maieutica di Socrate, cioè questo sapiente interrogare, questo domandare, porre delle domande allo schiavo che lo conducono pian piano, prima a rendersi conto della propria ignoranza, perché inizialmente lo schiavo alle domande di Socrate risponde in maniera errata. Quindi ecco il primo atto di questo processo, no, di apprendimento. Socrate porta lo schiavo a rendersi conto della propria ignoranza, del proprio errore, e in seguito lo porta, una volta che lo schiavo si è reso conto del proprio errore, comincia pian piano a scoprire la verità intorno a questo problema di geometria e a trovare la soluzione. Questo lo fa condotto per mano da Socrate, questo lo fa perché Socrate gli pone le domande giuste, potremmo dire, che portano lo schiavo a rendersi conto di un teorema di geometria che nessuno gli ha insegnato e che quindi già conosceva e che quindi già era presente alla sua anima. Ma allora bisogna supporre che l'anima stessa di questo schiavo abbia avuto un'esistenza precedente, cioè prima di cadere, di incarnarsi in un corpo, sia esistita in qualche altra dimensione dove
ha appreso tutte le verità, dove ha avuto modo di contemplare, dirà poi Platone, le idee di tutte le cose che sono oggetto di scienza. Ecco, quindi dicevamo che la dottrina della reminiscenza, la dottrina della conoscenza come ricordo e dell'apprendimento, quindi come un riportare alla luce delle conoscenze che sono sepolte in noi, di cui noi non ci ricordiamo, quindi un ricordarci di queste conoscenze che pure sono presenti in noi, bene, questa dottrina ha bisogno come presupposto dell'immortalità dell'anima. Cioè, se io non ho appreso da nessuna parte, se io non ho appreso durante questa vita il teorema di Pitagora, e tuttavia, senza che nessuno me lo insegni, posso scoprirlo da solo, purché ci sia un Socrate, no, che mi ponga le domande giuste, bene, questo dimostra che io questo teorema devo averlo contemplato, devo averlo appreso in un'altra vita, se nessuno me lo ha insegnato in questa vita. Altrimenti che cosa ricorderei? Non potrei ricordare nulla, se non ci fosse già questa conoscenza in me. Dunque ecco che la dottrina dell'anamnesi è strettamente collegata alla dottrina della immortalità dell'anima, le due cose stanno insieme. E tuttavia, nel Fedone, l'immortalità dell'anima servirà a dimostrare proprio la dottrina della reminiscenza. Quindi qui ci troviamo forse di fronte a un circolo vizioso. Prima dimostro la plausibilità della dottrina della reminiscenza, cioè che la conoscenza è un ricordo di qualche cosa che io ho appreso in un'altra vita, dimostro questa dottrina appellandomi all'immortalità dell'anima, cioè se io non ho studiato la geometria in questa vita, devo aver contemplato i teoremi di geometria in un'altra vita, altrimenti non potrei ricordarmeli. Quindi è necessario, per avvalorare, diciamo così, per dare una base plausibile alla dottrina del ricordo della reminiscenza, è necessario presupporre che la mia anima sia immortale, che quindi abbia appreso queste cose in un'altra vita, dal momento che non le ho apprese in questa vita. Ma d'altra parte nel Fedone si portano avanti degli argomenti per dimostrare l'anima è immortale, e la dimostrazione dell'immortalità dell'anima serve a sua volta a dimostrare la plausibilità della dottrina della reminiscenza. Cioè, una volta che io ti ho dimostrato che l'anima è immortale, o che credo di aver dimostrato che l'anima è immortale, per esempio con l'argomento che siccome l'anima è vita, non può, essendo vita, essere anche il suo contrario, cioè non può essere morte, non può morire. Se io definisco l'anima come vita, naturalmente questa vita deve appartenere all'anima in modo essenziale. Quindi definire l'anima come vita significa escludere che l'anima sia mortale. Questo argomento, argomenti simili, per la verità, insomma, non molto convincenti, servono a dimostrare l'immortalità dell'anima, la quale, ripeto, l'immortalità dell'anima costituisce la base per rendere plausibile la dottrina della reminiscenza. Ma prima nel Menone, la dottrina della reminiscenza era stata giustificata in qualche modo presupponendo che l'anima sia immortale. Quindi qui ci troviamo di fronte a un circolo vizioso. Cioè io dimostro la dottrina della reminiscenza con l'immortalità dell'anima, ma poi l'immortalità dell'anima mi serve a dimostrare la plausibilità della dottrina della reminiscenza. Non è un caso, diciamo così, forse, supponiamo, insomma, pensiamo che non sia un caso che Platone, probabilmente era consapevole di queste difficoltà, spieghi la cosa non attraverso un discorso razionale, non attraverso i logoi, quindi i ragionamenti, ma cerchi di presentare tutta questa faccenda attraverso un racconto mitico, attraverso il mito.
Quindi il mito di Er, per esempio, in cui si racconta di questo soldato che è risuscitato e che appunto ha contemplato, no, il mondo dell'aldilà e ha visto appunto le anime invitate a compiere le loro scelte e così via, il mito dell'auriga. L'anima paragonata a un'auriga trainata da due cavalli, insomma tutta una serie di miti che in qualche modo servono a trarre d'impaccio Platone, a colmare una insufficienza del discorso razionale che non riesce a dare piena giustificazione delle dottrine a cui Platone è affezionato, quindi la dottrina dell'immortalità dell'anima, la dottrina della conoscenza come reminiscenza, la dottrina delle idee. Quindi Platone è attaccato, diciamo così, a queste dottrine, ma non potendo darne una piena giustificazione razionale e non volendo del resto nemmeno rinunciare ad esse, ricorre al mito, ricorre all'ipotesi, ricorre a un'ipotesi fantasiosa che, se non è, diciamo così, un discorso razionale, serve tuttavia ad avvalorare in qualche modo queste dottrine, cioè la dottrina delle idee, la dottrina dell'immortalità dell'anima, la dottrina della conoscenza come ricordo, come reminiscenza.